Benvenuti ragazzi e ragazze ad una nuova puntata di C'è Crisi Show. Se vi siete persi la puntata precedente potete riguardarla cliccando qui. Stavolta sulla mia faccia. Io sono sempre Andrea. Io sono sempre Piero. Quest'oggi sarà una puntata a tema, vi parleremo di quel nefasto giorno che è il 14 febbraio. 14 febbraio è noto per diverse cose. Thomas Cranmer viene dichiarato eretico. L'Unione Sovietica adotta il calendario gregoriano. Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto per il telefono, proprio questo telefono. L'elemento chimico 103, ovvero il lawrenzio che tutti conoscerete, viene sintetizzato per la prima volta a Berkeley. Purtroppo però, il 14 febbraio viene ricordato da tutti perché nel 496 d.C. Papa Gelasio I, tanto ci stanno sempre di mezzo loro alle sciagure, istituisce la festa degli innamorati, denominata San Valentino. Oggi San Valentino è la festa più amata dalle donne, ma allo stesso tempo più odiata dagli uomini. L'odio degli uomini deriva dalle aspettative che le donne hanno. La mattina avviene uno dei momenti peggiori della giornata, in quanto l'uomo scopre che è San Valentino. Ah, che bello, finalmente è arrivato. Non vedo l'ora di poter passare questa giornata con la mia ragazza. Ma Andrea, sai che giorno è oggi? Io lo so, sì, che giorno è oggi, 14 febbraio, stasera c'è la Champions. X2 sul Barcellona, sono soldi facili. Vedi che oggi è San Valentino. Dopo aver realizzato che è San Valentino, l'uomo si mette in moto per comprare un regalo alla sua fidanzata. Chiaramente la fidanzata vorrà in dono un regalo che costi almeno 1500 euro, ma spesso noi ragazzi non abbiamo le finanze necessarie per acquistare il regalo. Quindi ci ingegniamo in vari modi. E questo è quello che può accadere. Vediamo un po' cosa posso regalarle. Ah, un gioiello andrà benissimo. Userò la mia carta di credito. Che palle questo regalo. Ma non c'ho una lira, cazzo. Vabbè, sai che faccio? Uso la carta di credito. Cercherò di aprire lo sgabuzzino di cui ho perso la chiave. Qua dentro ci troverò qualcosa. A questo punto, Sì, dopo la... però Andrea, che palle che siamo sempre in casa. Sì, vabbè, piace ragione, sembravamo due metallari sempre chiusi dentro. Però vabbè, fuori è freddo. Vabbè, sti cazzi dell'emergenza neve. Sì, ma infatti se fossimo veramente cool adesso sto video lo staremmo a fare tipo davanti al Colosseo. Come vedete siamo al Colosseo, questo splendido panorama natalizio Scusami romano. Piero, devo interromperti. Era il sindaco Alemanno al telefono, voleva farvi sapere che le scuole a Roma riapriranno il 15 luglio e se tutti mettete mi piace sulla sua pagina Facebook, quest'anno scolastico vi verrà completamente condonato, quindi non dovrete dare esami, recuperare compiti in classe e niente di tutto questo. Scusate, ma c'è un barese che ci lancia palle di neve. A questo punto, dopo aver acquistato il regalo, c'è un altro momento del San Valentino molto importante, quello in cui andate a prendere la vostra ragazza. Ovviamente il ragazzo medio, studente fuori sede, non ha un mezzo di trasporto. Come Piero. Oppure il ragazzo figo ha un mezzo di trasporto. Amore, sono io, scendi, ti aspetto in macchina. Ha ritardata, te vuoi sbrigare? L'autobus passa qua, me sto a gelare qui fuori. A questo punto c'è l'immancabile cena di San Valentino. Ora, la ragazza chiaramente si aspetta di essere portata in un ristorante lussuosissimo, ma... Purtroppo, come quest'anno, può capitare che il San Valentino arrivi durante il martedì di Coppa. Proprio mentre gioca il Barcellona. E quindi i ragazzi più furbi possono architettare qualcosa di veramente intelligente. Buon San Valentino, amore. Oh, grazie! Ti piacciono? Sono bellissimi! Dai, fammi un po' vedere come ti sta. Guarda! Stai proprio bene. E aspetta di vedere che cosa è in serbo per te, guarda. Oh mio Dio! E ti ricordi delle parti degli hangar, quei capannoni grigi, i nostri cieli spenti. Tuo zio lavorava all'Enel e i pennarelli rubati dai bambini dell'asilo. Potevamo fare sesso, dimmi che mi ami lo stesso. Buono, questo vino. Buono. Grazie. Aspetta un attimo che vado un secondo in bagno. E dai, Barça, dai, e fammela vincere sta schedina, dai! Scusa, Allora? Allora che? Non me le fate il regalo? Ah, sì, il regalo, certo che te l'ho fatto. Buon San Valentino, amore. Ma che è sta faccia? Non sei contenta? Così adesso quando dovrò stirare le camicie non le devo più portare in lavanderia. Sì. Dopo cena arriva il momento più atteso dai ragazzi, ovviamente, il momento in cui Si si combina. scola. Ecco,
Ah sì, si fa l'amore, si fa l'amore. Chiaramente anche questo momento è un momento molto delicato e la ragazza si aspetta di essere trattata come una regina. Oh! Grazie amore, questo Valentino sei stato proprio fantastico. E dai, eh. Ma c'è anche Piero! No, tranquilli, non mi disturbate, metto le cuffie. Anche un'altra puntata dice crisi è finita, cari ragazzi e ragazze, vi auguriamo un buon San Valentino da Andrea e Piero. Comunque vada il vostro 14 febbraio. Il nostro ce lo aspettiamo così. Oh Andrea! Oh!